eccomi sulla strada verso casa, sulla Sierra Bettolle, verso la 1. Allora, un commento generale sul setup della macchina. La temperatura innanzitutto è straordinaria oggi, pur essendo gennaio ci sono 13 gradi, un sole si sta da Dio, quindi temperatura per girare perfetta. Avevo la pressione delle gomme a 1,5 bar, un grip, c'ho le braccia e le spalle che mi fanno malissimo per tenere la macchina, ho fatto uno sforzo tremendo, perché dove la mettevi e dove andava, pauroso, veramente, sembrava avere la colla sotto le gomme. Probabilmente, forse se forzavo di più mi sarei accorto anche del limite, però vi giuro, per le mie possibilità credo di aver fatto quello che potevo, per le mie modestissime possibilità, perché con un grip così oggi c'era da fare dei tempi straordinari. C'era un Ferrari, quel Ferrari che girava insieme a me, 458, girava in 1,16 mi sembra, l'ho sentito dire quando è sceso, che è un tempo di tutto rispetto a Magione. Io ripeto, non lo so, dopo guarderò dai video se riesco a fare il tempo a mano, ma dubito di avere dei risultati attendibili. E per il resto la macchina è andata bene, di più, temperatura dell'olio sempre sotto controllo, temperatura dell'acqua mai salita, girava il motore che era una meraviglia, degli scoppi in rilascio al limitatore, ma veramente una messa a punto straordinaria. E di questo ringrazio il meccanico che ha fatto la sostituzione delle molle, delle valvole, che ha fatto la messa a punto del motore, che ha fatto veramente un bel lavoro, e grazie ad Alessio Facini di Montale, che veramente è riuscito a mettere a punto un ottimo setup. Oggi, vi ripeto, con un pilota capace si poteva strappare un tempo bellissimo. Non con me, io però mi sono divertito un sacco e sono contento. Il posto dove sfruttare questa macchina è la pista, perché ce n'ha veramente tanta potenza, tanta coppia, non è sfruttabile per strada, però in pista è il suo posto. Quindi ottimo, adesso ho il lago qui da una parte, il Trasimeno, mi mangio un panino sulla via del ritorno e sono contento così, dai. Ciao per ora.